Ciao a tutti ragazzi, sono DJ Russo e benvenuti in questo mio nuovo tutorial. Questo nuovo non tanto, perché avevo già spiegato in un mio precedente video come risolvere questo problema del Nexus. Molti non l'hanno capito o molti non erano italiani, quindi pardon se non l'ho fatto in inglese, ma volevo spiegarlo in italiano, visto che forse in inglese ci avrei messo un bel po' più di tempo. Ok, allora questa volta voglio rispiegarvelo molto più lentamente e molto più dettagliatamente. Allora, cosa si fa? La prima cosa, noi dobbiamo verificare che il nostro Nexus ha questo problema, cioè quando noi andiamo a caricare uno di questi strumenti qui, o questi suoni, non vengono caricati col doppio clic del mouse. Cosa bisogna fare? Inutile disinstallare, ristallare, ricopiare, insomma fare altri magheggi, non serve a nulla. Molto semplicemente bisogna utilizzare il regedit. Allora, per prima cosa si chiude FL, ok, non si salva il progetto, eventualmente se l'avete salvato, si va su Cortana o la barra di ricerca, insomma, dipende voi cosa avete. Questa versione che ho di Windows è la versione l'ultima, che è la FCU, quindi la 1706. Per prima cosa si scrive regedit su Cortana e vi comparirà questa, diciamo, questa icona qui blu. Non vi resta altro che cliccarci. Una volta cliccato bisogna attendere che diciamo il regedit parta. Una volta caricato vi comparirà questa schermata. Per trovare il Nexus basta andare su modifica, trova e scrivere Nexus, o se volete potete scrivere anche REFX Nexus e premete invio. In questo caso lui ricercherà tutti i valori, tutti i registri di sistema che insomma contengono il nome Nexus, quindi il nostro VST che ha questo problema. Ok, una volta trovati questi valori non vi resta nient'altro che copiare, ok? Quindi copiate questi valori, tutti quanti, questi qui, ok? Tutti questi, ok? Questo valore qui, quindi 1 1 0 0 1 1 0 1 12, eccetera eccetera. Per modificare non vi resta che fare tasto destro modifica, ok, e al posto di mettere 1, al posto di mettere, diciamo, se fosse stato 0 voi dovete mettere 1, quindi impostato così. Quindi qui modificate, se fosse stato 0 voi dovete cambiarlo in 1 e fare ok. Questo per tutto, diciamo, tutta la colonna, ok? Per ogni valore, tasto destro, modifica e mettete il valore. Per esempio, se voi avete 0, mettete 1. Se voi, per esempio, qui a posto di 12 avete 1, tasto destro, mettete 12 e andate ok, premete ok. Lui in automatico se li cambia un valore decimale, esadecimale, insomma, come lui serve. Comunque voi copiateli e non avete problemi. Una volta fatto ciò, vi basta andare su di nuovo modifica, trova successivi, per trovare le altre impostazioni, gli altri valori che insomma corrispondono al nostro Nexus, e fate la stessa cosa. Quindi copiate i miei stessi valori, quindi 1 1 0 1 0 0 0 fine, diciamo alla fine, come io li ho. Una volta, per modificare naturalmente, fate modifica, è sempre lo stesso procedimento, quindi non cambia. Una volta finito di copiare tutti questi valori qui, questi qui, come avete fatto nel precedente, andate di nuovo su modifica, trova successivo. Se vi ricapita di nuovo su name, voi rifate modifica, trova successivo, per trovare gli altri. Questo vale solo per 3 volte, quindi questa è la terza. Quindi ricopiate sempre questi valori qui, facendo tasto destro, modifica, cambiate il valore come l'ho io rispetto al vostro, fate ok e avete finito. Per ovvietà io rifaccio un nuovo trova successivo, naturalmente mi riporta su name, io lo rifaccio. E vedete come non cerca più niente, perché di valori, diciamo, ne sono 3 da cambiare, ok? Quindi, fatelo per 3 volte, dovete avere queste stesse colonne mie. Una volta fatto, diciamo, questa modifica, ok, non vi resta che chiudere il regedit, andare qui e riavviare il PC. Quindi si va qui, riavvia. E una volta riavviato, riaprite il vostro Nexus, naturalmente sul vostro FL Studio, quello che avete. Una volta fatto ciò, avviate il Nexus e potete tranquillamente utilizzarlo con il doppio clic, quindi caricare gli strumenti con il doppio clic. Spero di esservi stato utile questa volta e ci rivediamo in un prossimo video.